Un progetto che entra nel cuore del problema per la rinascita dei luoghi feriti dal sisma e ripopolare la montagna. È la nuova struttura sanitaria ambulatoriale di Arquata del Tronto, che verrà realizzata con gli aiuti ricevuti dalla Solidarietà e con il contributo concreto di Pfizer Italia e Avis. È un segnale grande di rinascita quando si può implementare la dotazione di servizi, soprattutto i servizi sociosanitari in aree così sofferenti che già soffrivano appunto delle prestazioni. È importante che ci sia poi questa collegialità nella decisione assunta, quindi c'è chi dona e quindi due importanti soggetti che donano appunto, che fanno una donazione, e la regione per le sue competenze e il comune, quindi gli enti che cercano di utilizzarle nel miglior modo possibile a vantaggio delle aree e dei cittadini che speriamo tornino presto ad abitarle. La sfida è offrire servizi di qualità per riportare le persone a vivere nei territori colpiti dal sisma. La ricostruzione non era solo una ricostruzione di luoghi, perché altrimenti faremmo una specie di villaggio turistico vuoto, ma ridare tutto quello che serve per tornare in montagna. Bellissimo è stato il gesto di chi ha investito lì mettendosi in impresa, altrettanto importante è il ragionamento sui servizi. Sono il cuore di una progettazione più ampia che si chiama ITI Montano, cioè una sfida lanciata da Barca qualche anno fa, che le Marche hanno colto fra le prime regioni e hanno tre progetti nelle varie aree della regione, e lì dentro uno degli obiettivi è quello di sperimentare forme di servizi, in questo caso di natura sanitaria, con in testa il medico di medicina generale che è il punto di riferimento già oggi nel territorio, integrando telemedicina, attività che permettono di modificare proprio anche la percezione di come si vive la salute in montagna. Se noi vogliamo che i posti siano popolati, dobbiamo dare alle persone quello che serve per poterci vivere bene. Far tornare significa ovviamente ricostruire, ma ricostruire anche un tessuto di servizi che possono essere sanitari, scolastici, turistici. È un discorso che deve essere globale, ma la sanità sicuramente ha un suo ruolo importante. La struttura ambulatoriale sorgerà nella frazione Borgo, ospiterà servizi come la medicina generale, la pediatria convenzionata, la specialistica ambulatoriale, la telemedicina, la diagnostica di primo livello, l'infermieristica ambulatoriale per ipertesi, un gabinetto odontoiatrico e operatori dei servizi sociali. È stata la collaborazione tra pubblico e privato a rendere possibile il progetto di salute. Siamo un'azienda multinazionale effettivamente, ma molto radicata sul territorio marchigiano, dove abbiamo un sito produttivo con oltre 700 dipendenti e altri collaboratori sul territorio marchigiano stesso. Quando ci hanno proposto questo poliambulatorio, noi siamo stati molto contenti di aderire e poter mettere a disposizione le nostre competenze e i soldi che abbiamo raccolto proprio per la realizzazione di questa struttura. Gesti concreti di solidarietà per la rinascita di Arquata. C'è tanta solidarietà oggi nella dimostrazione pratica, perché la Pfizer e l'Avis ci faranno questo polo ambulatorio che per noi, gente di montagna distante dall'ospedale del capoluogo, per noi è importantissimo.